Ma ufficialmente l'ISPA Genova si è costituita nel 1948 nel corso di un'assemblea nei locali del Giardino d'Italia. Questa assemblea è stata promossa e organizzata dal Fronte della Gioventù, perché la matrice di tutto il movimento sportivo e culturale è stato il Fronte della Gioventù. Il Fronte della Gioventù che era stato fondato da Eugenio Curiel, che ha partecipato attivamente alla lotta di liberazione contro il nazifascismo in tutta l'Italia, dando un grosso contributo proprio in relazione anche al coinvolgimento delle masse giovanili nella lotta di liberazione. Questa assemblea, come promotori primi, ha avuto Diodati Arrigo, che troveremo spesso nel nostro racconto, e Livio Marguati, entrambi dirigenti del Fronte della Gioventù, che poi Livio Marguati è passato come segretario alla Federazione Giovanile Comunista. In quell'occasione fu designato un presidente del quale conosciamo solo il cognome, Podestà, e che era un appassionato di attività pugilistiche. Comunque è stato quello il primo presidente dell'ISPA. Praticamente la storia dell'ISPA comincia prima del 1948, proprio in virtù dell'impegno del Fronte della Gioventù, che aveva la propria sede a Villa Rosazza, lì la Piazza di Negro, anche perché il Fronte della Gioventù era stato la prima organizzazione a pensare alle attività sportive, tanto è vero che aveva costituito una commissione per le attività sportive giovanili, anche soprattutto in campo nazionale, e questa è stata la prima primo impegno, ecco, praticamente del Movimento Democratico, con la costituzione di questa commissione. È la prima notizia che riguarda la nascita, la fondazione, chiamiamola come vogliamo, dell'Unione Italiana Sport Popolare, che allora si chiamava così, è stata una notizia pubblicata dal giornale del Fronte della Gioventù, Pattuglia. Anche quello fa parte dei reperti storici, no? E questa notizia diceva che a Roma si è costituita formalmente l'Unione Italiana per le attività sportive, no, Unione Italiana Sport Popolare. Ecco, questo è stato il primo lancio nel 1948. Prima proprio del 48, è bello, secondo me è giusto ricordare tutta l'attività che ha promosso il Fronte della Gioventù, proprio per iniziativa, sotto slancio e sotto l'entusiasmo che era capace a promuovere Arrigo Diodati, che è così. Possiamo anche ricordare un momento che è scampato alla fucilazione dei martiri di Calvasco, fucilati dai nazisti, lui è caduto, è rimasto lì, poi una volta è riuscito a scappare e a salvarsi in questo modo piuttosto che non rocambolesco. È cominciato anche sullo slancio di questa commissione, che poi era stata formata anche nel Fronte della Gioventù qua di Genova. Tutta una serie di iniziative sono cominciate di carattere sportivo, soprattutto nel calcio e nel ciclismo, promuovendo alcune manifestazioni come le coppe della liberazione, naturalmente, poi corse, coppe intestate ai martiri partigiani, a questo, a quel caduto, a ricordarli, eccetera, eccetera, che avevano avuto un grossissimo successo. E sulle ali di questo entusiasmo Diodati ha promosso anche grossa iniziativa, quella della costituzione del campeggio della gioventù ai piani della Madonnina di Covoletto, in un posto bellissimo, affacciato sul mare, in collina, senza una strada di accesso, senza acqua, senza niente. Diodati è partito. Siamo in che anni qui? Qui siamo nel 1947.
Bisogna dire che il partito ha avuto un piccolo aiuto finanziario da parte del Comune di Genova, allora sindaco Adamoli, e con questo piccolo aiuto ha stipulato un comodato col contadino proprietario di quell'area. Ecco, è cominciato il lavoro della costruzione, naturalmente tutta su base volontaria. Partivano delle squadre, io me lo ricordo benissimo, io non potevo andarci perché non c'era nemmeno di strada per arrivarci da tutto. Al sabato e la domenica partivano squadre di giovani, di operai soprattutto usciti dalle fabbriche, che andavano lassù su questi piani della Madonnina per piano piano costruire questo campeggio. La prima cosa che hanno fatto è stata quella di costruire una teleferica per il trasporto dei materiali, la canalizzazione di una sorgente che esisteva, e poi è diventato un campeggio internazionale che ospitava soprattutto i giovani provenienti dalle nazioni europee e dalle nazioni dell'est. C'erano tende militari che Dio aveva comprato a Tombolo, dove c'era tutto il magazzinaggio dei residuati bellici, e insomma è andato. Questa qui è stata la prima iniziativa che poi ha anche incentivato tutta una serie di rapporti internazionali con la FSGT, la Federazione Sportiva Generale del Travail francese, vista la vicinanza con la frontiera francese, c'era stata tutta una serie di scambi sportivi, di calcio, di ciclismo. Si andava in Francia, dove i francesi venivano qui, e questo qui è stato proprio. Se andiamo a vedere proprio un po' la, come si potremmo dire, la preparazione della Costituzione è cominciata quasi per caso, se andiamo a vedere, perché io ero nella Federazione Giovanile Comunista e insieme al Fronte della Gioventù, insomma, anche facevo parte del Fronte della Gioventù in Cospirazione durante la lotta di liberazione, e mi fu detto, fui incaricato di interessarmi dell'UISP a Villa Rosazza, perché c'era un amministratore che non molto affidabile. E poi mi sono trovato bene e ho cominciato a interessarmi dell'attività, eccetera. Avevi una ventina d'anni? 20 anni, finito le scuole, mi sono diplomato nel 48 io, quindi ho 20 anni, 21, non lo so. E mi è piaciuto, io ho sempre avuto una grande passione per lo sport, per le attività sportive, soprattutto il ciclismo. Purtroppo il destino non è stato bravo con me, mi ha tagliato le gambe e non potevo fare sport. E ho cominciato a organizzare lo sport per gli altri. Per tutti direi, proprio per tutti. Per tutti, in diversi settori. È stata un'esperienza molto ricca, molto bella. Credo di aver dato qualche cosa a questa organizzazione, ma anche questa organizzazione ha dato molto a me, mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire tante cose, mi ha aperto orizzonti sia nazionali che internazionali. È stata un'esperienza molto bella, che ricordo ancora, e soprattutto mi ha insegnato a rapportarmi sempre con gente giovane, il che non è molto facile. Non era facile una volta, e adesso è molto molto difficile, perché le mentalità sono cambiate, e quindi anche avere dei rapporti con i giovani ci sono dei problemi. Sì.